a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia top down con scollo a V che io ho deciso di chiamare maglia regina. Questo perché il filato che ho utilizzato è il filato della BBB che si chiama appunto regina. È un gomitolo di 100 grammi che misura 170 metri, formato dall'80% cotone e 20% fibra acrilica. È un filato perfetto per poter realizzare le creazioni primaverili o autunnali. E io, guardate, questa è perfetta proprio per quei periodi di fine cioè fine inverno, primavera, ma anche inizio estate o nelle serate più fresche estive, quando siamo in, diciamo, in montagna o in spiaggia e quindi fa più freddo. Comunque voglio farvi vedere anche altri colori disponibili sul sito. Come vi dicevo, il gomitolo è da 100 grammi e misura 170 metri e sul mio sito Filati Elzo trovate diversi colori. Guardate qui che meraviglia, io ne ho utilizzati 5, il colore che ho usato io è il lilla, però vi dico anche che per una taglia M vanno benissimo 5, perché io in realtà per l'ultimo gomitolo, quindi il quinto, ho lavorato soltanto gli ultimi giri della seconda manica, quindi 5 gomitoli vanno bene anche per una taglia M, mentre per una taglia L e XL utilizzate 6 gomitoli. L'uncinetto utilizzato è l'uncinetto del 5,5 e del 5. Con il 5,5 sono andata a creare la parte di sopra, con l'uncinetto del numero 5 sono andata a realizzare la parte di sotto e le maniche, perché volevo una maglia larga, quindi non troppo stretta, ma neanche troppo larga, quindi mi piaceva qui bella morbida e qui un po' più aderente. La particolarità, guardate qui, è in questo fatto, in questa spiga laterali, dovuta appunto a come ho chiuso la parte di sopra e ho fatto la parte di sopra di sotto, mentre poi sia le maniche che il corpo della maglia sono semplicemente giri di maglie alte, però con questa bella spiga fighe laterali, mettiamola così. Quindi vi posso assicurare che la lavorazione è veramente semplicissima, anche per poter realizzare questo scollo a V top down. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, se così mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia top down con scollo a V, io ho deciso di utilizzare il filato della BBB Linea Regina e in particolare io andrò a utilizzare il colore lilla, però come potete vedere qui ci sono anche altri colori e tutti disponibili sul sito. Attenzione però, alcuni stanno già terminando, non vi preoccupate, torneranno disponibili a breve e sto aspettando che mi arrivi il riassortimento, quindi tranquilli. Anche se vedete che il vostro colore è terminato o ne vedete qualcuno che non c'è proprio, tranquilli, perché mi sta per, tranquille, perché mi sta per arrivare comunque il riassortimento e ho preso anche dei colori nuovi. Allora vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto del 5,5 e che ho montato un totale di 49 catenelle. La lavorazione viene divisa in 5 parti: la parte dietro, le due parti laterali che sono le maniche, le due parti avanti. Ora, queste 49 catenelle vanno benissimo anche per una taglia M, non andate a fare il collo troppo largo, però per una taglia L andate ad aumentare, o XL, andate ad aumentare di 6 catenelle in più rispetto a me, perché così nella parte, nelle due parti laterali e nella parte dietro potete aumentare il numero di catenelle di maglie alte, mettendone una in più rispetto a me, mentre per il davanti, per le due parti avanti, non mettetene, perché quello vi serve per fare lo scollo, quindi meglio non aggiungere le catenelle, altrimenti lo scollo non vi arriva quando andiamo a fare la chiusura, quindi a mettere i marcapunti, ma vi arriva prima. Quindi mi raccomando, ripeto, anche taglia M vi sembra piccola, non vi preoccupate, perché comunque sono i giri che andrete a fare per aumentare la larghezza dello sprone, che vi permetteranno di arrivare a mettere i marcapunti e a chiudere contemporaneamente anche lo scollo a V. Però, ripeto, 49, perché se dovete usare comunque un filato diverso al mio, mettete poi 6 catenelle in più, o comunque 12 catenelle in più, e in quel caso per la parte dietro e le due parti laterali avrete due maglie alte in più. Questo se utilizzate un filato diverso dal mio, quindi un filato più sottile. Però come base calcolate 49 catenelle. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare, e vado a realizzare 2 catenelle, 1 e 2, che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione. Prendo il filo, salto 2 catenelle di base, 1 e 2, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta,
catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Questa è la mia parte avanti, adesso sto facendo la parte laterale della manica. Catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva terza maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva quarta maglia alta. Per chi ha montato le catenelle in più, deve andare a fare un'altra maglia alta, facendo sempre la catenella e saltando una catenella di base. Catenella di separazione, adesso andiamo a fare l'angolo. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, adesso devo andare a fare la parte dietro. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, vado a fare una maglia alta. Ne devo fare un totale di 8, mentre chi ha aumentato deve farne 9, quindi 2 l'ho fatta, catenella, terza maglia alta, catenella, salto, quarta maglia alta, catenella, salto, quinta maglia alta, catenella, salto, sesta maglia alta. Catenella, salto, settima maglia alta, catenella, salto, ottava maglia alta. Quindi sono 3, 6, 8 maglie alte, 9 per chi ha messo le catenelle in più. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio angolo. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, adesso devo fare il lato della manica, salto 2 catenelle e di nuovo vado a fare 4 maglie alte, quindi una catenella di separazione, salto una catenella, 2 catenella di separazione, salto una catenella, 3 catenella di separazione, salto una catenella, 4. Mi raccomando, 5 per chi ha messo le catenelle in più. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio angolo, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, salto solo una catenella, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Ho preferito saltare soltanto una catenella qui per avere per non farlo troppo forato lo stacco della maglia alta, però. Questo è quindi il nostro primo giro ed è il giro base, perché poi quello che andremo a fare, ossia il secondo giro, è quello che andremo sempre a ripetere, che ci permetterà di aumentare la nostra lavorazione. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo di nuovo dentro la maglia alta iniziale e andiamo a fare un'altra maglia alta. Entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado nel mio angolo, quindi nel ventaglio, e vado a fare il ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nel ventaglio e vado a fare una maglia alta. E adesso procedo facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni archetto di una catenella. Quindi veramente semplicissimo, maglia alta sopra maglia alta nell'archetto di una catenella. Scusate, mi devo tirare un po' di filo, altrimenti non riesco. Ok. Quindi continuo, maglia alta sopra maglia alta nell'archetto. Maglia alta sopra la maglia alta e mi ritrovo dove ho l'angolo, quindi maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, entro nell'angolo e vado a fare il mio angolo, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, di nuovo maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. E devo fare questo per tutta la parte dietro, maglia alta nell'archetto, maglia alta nel ventaglio, nella maglia alta.
maglia alta nella maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta. Ho deciso di fare questo giro base più che altro perché mi è più facile poi andare a contare bene le maglie alte in modo tale da non sbagliare, e poi era carino avere questo giro iniziale diverso da tutto il resto della maglia. Quindi sto arrivando al mio secondo angolo, quindi vado a fare, scusatemi, no, terzo angolo, sì, terzo angolo, vado a fare maglia alta nell'archetto, catenella di separazione. Ah no, non sono arrivata nel ventaglio. Bugia, scusatemi. Quindi, e dopo mi sono sbagliata. Eccomi, sono arrivata adesso all'angolo, quindi maglia alta nell'archetto, catenella di separazione, ventaglio nel ventaglio, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, e di nuovo maglia alta nella maglia nella catenella, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nella catenella, maglia alta sopra la maglia alta, e continuiamo così quindi fino ad arrivare al nostro ultimo angolo. Quindi maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto, catenella di separazione, ultimo ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta, e nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta vado a fare due maglie alte, una e due. E abbiamo terminato così il secondo giro. Allora, come vi ho detto, il secondo giro è quello che andremo sempre a ripetere. Adesso ve lo faccio vedere un attimo. E due cose importanti: dovete sempre ricordare che a inizio e a fine giro, nella prima e nell'ultima catenella, dovete sempre andare a fare, scusate, nella prima e nell'ultima maglia alta, dovete andare a fare sempre due maglie alte, perché questo vi permette di realizzare lo scollo a V. E dovete ricordarvi sempre che quando arrivate agli angoli, dovete fare una maglia alta nell'angolo, una catenella di separazione, l'angolo, una catenella di separazione e poi la maglia alta nell'angolo. Se per caso non avete più necessità di fare degli aumenti, in quel caso andate a fare il ventaglio, ma nell'archetto di separazione che c'è prima e dopo l'angolo, non dovete andare a fare la maglia alta, ma andate a fare semplicemente solo maglia alta sopra maglia alta. Quindi questo se non dovete fare più aumenti. Anche se vi dovete fermare o se vedete che vi cresce troppo il vostro scollo a V, ma voi lo volete più corto, mi raccomando, invece di andare a fare due maglie alte, ne fate una sola. Quindi a inizio e a fine giro, se vedete che il vostro scollo ha procedendo troppo velocemente, fate soltanto una maglia alta all'inizio e fine giro invece che due. Se invece volete che cresce più velocemente, in quel caso avete due opzioni: o andate a fare tre maglie alte a inizio e fine giro, quindi nell'ultima maglia e nella prima maglia alta, o nell'archetto prima dell'angolo, quindi qui andate a fare due maglie alte. Questo se avete bisogno che volete uno scollo piccolo, quindi avete bisogno che cresca velocemente lo scollo a V. Spero di avervi dato tutte le informazioni. Adesso vi faccio vedere appunto come andare a rifare il giro in modo tale che sia facile. Ve lo faccio vedere per un attimo. Quindi, come vi ho detto, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro la maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta. Poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Nell'archetto andiamo a fare la maglia alta, catenella di separazione, nell'angolo andiamo a fare il nostro angolo, quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, catenella di separazione, e nell'archetto andiamo a fare una maglia alta, e poi, come vi ho detto, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Attenzione, un'altra cosa che vi voglio dire: quando andate a fare la maglia alta, non prendete solo i due fori piccoli qui in alto, i due fili, ma prendete tutte e tre, entrate bene nella maglia alta sottostante. Non vi serve tanto adesso fare questo, ma almeno vi prendete la mano, ma vi serve soprattutto quando andremo a lavorare il corpo della maglia. Dovete prendere bene la maglia alta sotto, quindi entrare sui tre fili e non su due, perché questo vi permetterà appunto di avere
la lavorazione dritta e di non avere che la vostra chiusura di giro si vada in obliquo, ma resti dritta. Quindi vedete, io sono arrivata all'altro angolo e quindi di nuovo maglia alta nell'archetto, catenella, ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, ventaglio, catenella e di nuovo maglia alta nel ventaglio, nell'archetto e maglia alta in ogni maglia alta. Ricordatevi qui, quindi appunto ventaglio, catenella, maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra le prime due maglie alte, due maglie alte sopra l'ultima e quando ricomincerete nella prima maglia alta vanno fatte due maglie alte. Bene, io continuo in questa maniera, vi farò sapere quanti giri ho fatto in totale e poi andremo a vedere come poter chiudere la lavorazione e fare il corpo della maglia e poi le maniche. Allora, io ho terminato il mio sprone. Ho ripetuto il secondo giro fino per 9 volte, quindi compreso il primo giro io ho un totale di 10 giri e per me va più che bene perché come diciamo scalfo ho 16 centimetri e va bene anche la larghezza delle maniche, sapete che io non ho delle braccia grandissime, quindi per me va benissimo appunto questo 10 giri. Per le taglie più grandi io vi consiglio per una taglia M di arrivare almeno a 13 giri, per una taglia L 16 giri, per una taglia XL almeno 21 sì, diciamo 19-20 giri. Calcolate comunque 3 giri in più rispetto a me facendo gli aumenti. Altra cosa, non vi preoccupate se per caso quando vi andate a mettere così la lavorazione le punte qui si incrociano. Nessun problema, quando andrete a lavorare come si dice, il corpo della manica dove si del corpo della maglia dove si incrocia, vedete così, no? Tipo se vi si incrociano due, queste qua le andrete a lavorare insieme, quindi farete una maglia alta qui e qui lavorerete la maglia alta prendendo sia quella avanti che quella dietro. Così vi verrà questo scollo a incrocio molto carino e non dovete smettere appunto nel fare gli aumenti. Questo è il consiglio che vi voglio dare per le taglie più grandi. Io penso che dovrò andare a fare questo giochetto solo con le prime due, così vedete, farò questo piccolo giochetto. Però vi faccio vedere anche un'altra cosa. Per quanto riguarda i marcapunti, io non li ho messi dove ho fatto l'angolo, ma l'ho messo prima dell'angolo della manica, perché se lo vado a mettere nell'angolo, la manica poi a me viene troppo larga, quindi preferisco metterlo prima, poi vi farò vedere come andare a chiudere la lavorazione, sia adesso che faremo il corpo della maglia, sia qui che faremo appunto il nostro nella nostra manica, quindi li ho messi prima dei miei angoli, lasciando gli angoli al corpo. Questo è per me perché appunto voglio le maniche non troppo larghe, però per le altre taglie, se invece volete la manica larga, andate a lavorare normalmente mettendo appunto il marcapunti dove avete l'angolo. Poi la chiusura la potete fare come la faccio io. Bene, a questo punto io continuo a lavorare sempre con l'uncinetto del 5,5, però come vi ho detto inizio a lavorare lateralmente, quindi andiamo dove abbiamo l'angolo e vi faccio vedere come andare a lavorare. Allora, io voglio lasciare lateralmente comunque che si vedano i ventagli, quindi vado a lavorare in questa maniera. Entro nel ventaglio prima del davanti e vado a lavorare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, l'altro filo del rettangolo, l'altro la maglia alta del rettangolo la vado a fare nella maglia alta qui del mio ventaglio, aspetta così si vede meglio, e prendo anche il ventaglio dietro, la maglia alta del ventaglio dietro e vado a fare la mia maglia alta. Scusate, cosa è successo? No, ho sbagliato a prendere filo, ok. Adesso devo fare, scusate, tolgo appunto quindi il mio marcapunti. Devo fare l'altro ventaglio. Per fare l'altro ventaglio faccio di nuovo la stessa cosa. Entro sia avanti che dietro. Vado a fare una maglia alta. E poi vado a lavorare nel ventaglio, cioè catenella di separazione, scusate, e vado a lavorare la maglia alta.
Non mi piace. Quindi prendo il filo e vado nel ventaglio e vado a fare le mie prime 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Catenella di separazione. Per fare la seconda maglia alta del ventaglio, invece di rientrare dentro, vado dove ho la maglia alta del ventaglio. Vedete, questo è il mio ventaglio, qui la maglia alta, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nel ventaglio dietro, entro nella maglia alta del ventaglio e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Questo mi permette di creare 2 ventagli, ma di andare a chiudere anche la lavorazione. E poi vado direttamente, faccio la catenella, entro nel ventaglio e vado a fare la mia maglia alta. Nei giri successivi, io comunque dopo ve lo faccio vedere, in ogni ventaglio andremo a fare il nostro ventaglio. Serve solo adesso per chiudere la nostra lavorazione. Quindi adesso continuo a lavorare, catenella di separazione, non vado a fare più la maglia alta qui perché altrimenti vado ad allargare la mia lavorazione e io non devo più allargare la mia lavorazione, ma vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. In questa maniera. Fino ad arrivare di nuovo al marcapunti. A quel punto vi faccio vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Quindi vado a continuare a lavorare in questa maniera. Sono arrivata quindi al mio secondo marcapunti, quindi come potete vedere ho fatto la maglia alta, la catenella di separazione, di nuovo entro nell'archetto e vado a fare la mia maglia alta. Catenella di separazione, entro dove ho la seconda maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nel ventaglio sul davanti, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Ripeto, questo mi serve per chiudere bene qui la lavorazione. Adesso continuo a lavorare e vado a fare la catenella e la maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla punta del mio davanti che devo chiudere con la mia punta con l'altra mia punta. E vi ho detto che io lavorerò sovrapponendo qui 2 maglie alte, quindi adesso continuo a lavorare fino ad arrivare appunto dove devo sovrapporre e vi faccio vedere appunto come andare a lavorare. Eccomi qua, vedete, qui ho lasciato le ultime 2 maglie, dietro ho le prime 2 maglie del davanti, quindi entro nella maglia avanti, entro nella maglia dietro e vado a fare la mia maglia alta. Vado nella seconda maglia alta, entro in quella davanti, entro in quella dietro e di nuovo vado a fare la mia maglia alta. In questa maniera. Poi naturalmente nasconderò bene il filo, poi vado a lavorare normalmente, quindi vado nella maglia alta successiva della parte opposta e vado a lavorare la mia maglia alta. Vedete, qui abbiamo unito, abbiamo fatto questo piccolo incrocio, io piccolo, poi se voi dovete mettere più maglie non è un problema. Adesso vado a lavorare normalmente fino a chiudere il mio giro, vi farò vedere come chiudere il giro e come iniziare poi quello successivo, in modo tale da farvi vedere appunto come andare a lavorare nelle 2 parti laterali, nei 2 ventagli laterali, e per dirvi anche cosa dovete fare se avete bisogno di allargare la lavorazione. Sono arrivata a finire il mio giro, quindi ho fatto le maglie alte, la catenella, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quindi inizio il giro entrando nell'archetto e facendo una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Vado nell'archetto successivo e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questa è la lavorazione che dobbiamo andare a fare. Io tolgo anche qui il marcapunti, ok, e continuiamo la lavorazione. Ora, se dovete andare a fare qualche aumento,
Dovete fare in questa maniera: prima e dopo i vostri ventagli andate a fare qui nell'archetto di una catenella maglia alta catenella, e anche qui dopo i ventagli maglia nell'archetto una catenella maglia alta, e poi andate a lavorare maglia alta sopra maglia alta, e lo fate da entrambi i lati, quindi sia anche qua prima e dopo il ventaglio andate a fare una maglia alta e la catenella, una catenella, una maglia alta prima e dopo i ventagli. Questo se dovete allargare un po' la lavorazione. Io non devo lavorare, non devo allargarla, quindi continuerò a lavorare così. Andrò a fare semplicemente le maglie alte fino alla fine del giro, perché voglio cambiare il punto invece nelle maniche. Lascio appunto chiuso l'intera maglia. Se farò qualche aumento, comunque ve lo dirò. Magari se devo arrivare a Invita, devo fare degli aumenti, comunque ve lo dirò. Però il cambio del punto farà un punto diverso alle maniche. Per il resto invece lo voglio lasciare così com'è. Allora, io ho terminato il corpo della mia maglia. Vi dico che ho fatto in totale 30 giri, però vi dico anche che dopo il primo giro sono andata a lavorare con l'uncinetto del 5, perché il 5 e mezzo per me era troppo grande, quindi non volevo volevo morbido la maglia, però neanche troppo. Quindi sono passata a lavorare con l'uncinetto il numero 5. Quindi invece di fare degli aumenti, non ho fatto alcun aumento, ho addirittura ridotto andando a lavorare appunto con l'uncinetto il numero 5. E vi dico già che io ho già fatto una manica, proprio perché volevo vedere come veniva, e alla fine ho optato per fare un giro sempre di maglie alte, però lavorando sempre con l'uncinetto numero 5. Vi faccio vedere appunto, prendendo l'altra manica, come andare a lavorare. Quindi adesso io mi avvicino la mia e vi dirò naturalmente poi quanti giri ho fatto anche per la manica. Quindi io mi aggancio sempre da sotto, vedete qui è dove abbiamo unito i due la parte sotto con la parte e con la, le due, la parte avanti con la parte dietro, e io mi aggancio sempre, vedete qui c'è il ventaglio, qui c'è il ventaglio, mi aggancio qui dove ho la catenella di separazione. Mi raccomando, per chi non deve andare a stringere la manica, può continuare a lavorare tranquillamente col 5 e mezzo. Chi ha bisogno di aumentare un po' la manica, vada a fare, dopo che ho fatto la mia maglia, adesso vi dico subito. Allora, quindi ci agganciamo in entrambe le parti, andiamo a fare le nostre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Ora io vado a fare direttamente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Chi ha bisogno invece di aumentare la lavorazione, vado a fare prima nell'archetto di una catenella una maglia alta e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, e continua a lavorare così in questa maniera. Per sempre chi deve fare gli aumenti, quando andrete a terminare il giro, io vado a fare la maglia alta sopra la maglia alta, però chi ha necessità può fare un'altra maglia alta nell'archetto in modo da aumentare la lavorazione. Io non ho bisogno, come vi ho detto, anzi sto lavorando con il 5 invece che col 5 e mezzo, però mi raccomando, chi ha bisogno continui a lavorare tranquillamente con il 5 e mezzo, proprio perché ho bisogno di andare a stringere un po' la lavorazione. Quindi vedete, semplicissimo, andiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi faccio vedere appunto come terminare e come iniziare poi il secondo giro. I giri sono sempre uguali. Altra cosa, mi raccomando, forse non mi ricordo se ve l'ho detto, ma penso di sì, però ve lo vado a ripetere: quando andrete a lavorare, mi raccomando, la maglia alta fatela attentamente entrando bene nella maglia alta di sotto, non nelle due, ma nei due filetti, ma entrando in tutti e 3. Questo perché altrimenti la lavorazione e la chiusura del giro vi si sporcerebbe, invece così resta dritto. Quindi io adesso continuo a lavorare, vi farò vedere alla fine quindi come chiudere il giro e come andare a lavorare il successivo, che però è uguale, e vi dirò alla fine io quanti giri sono già andata a fare nell'altra manica per avere la manica lunga. Allora, io ho terminato il corpo della mia maglia. Vi dico che ho fatto in totale 30 giri, però vi dico anche che dopo il primo giro sono andata a lavorare con l'uncinetto del 5, perché il 5 e mezzo per me era troppo grande, quindi non volevo volevo morbido la maglia, però neanche troppo. Quindi sono passata a lavorare con l'uncinetto il numero 5. Quindi invece di fare degli aumenti, non ho fatto alcun aumento, ho addirittura ridotto andando a lavorare appunto con l'uncinetto il numero 5. E vi dico già che io ho già fatto una manica, proprio perché volevo vedere come veniva, e alla fine ho optato per fare un giro sempre di maglie alte, però lavorando sempre con l'uncinetto numero 5. Vi faccio vedere appunto, prendendo l'altra manica, come andare a lavorare. Quindi adesso io
mi avvicino la mia e vi dirò naturalmente poi quanti giri ho fatto anche per la manica. Quindi io mi aggancio sempre da sotto, vedete qui è dove abbiamo unito i due la parte sotto con la parte e con la, le due, la parte avanti con la parte dietro, e io mi aggancio sempre, vedete qui c'è il ventaglio, qui c'è il ventaglio, mi aggancio qui dove ho la catenella di separazione. Mi raccomando, per chi non deve andare a stringere la manica può continuare a lavorare tranquillamente col 5 e mezzo, chi ha bisogno di aumentare un po' la manica vada a fare, dopo che ho fatto la mia maglia, adesso vi dico subito. Allora, quindi ci agganciamo in entrambe le parti, andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Ora io vado a fare direttamente una maglia alta sopra una ogni maglia alta. Chi ha bisogno invece di aumentare la lavorazione, vado a fare prima nell'archetto di una catenella una maglia alta e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, e continua a lavorare così in questa maniera. Per sempre chi deve fare gli aumenti, quando andrete a terminare il giro, io vado a fare la maglia alta sopra la maglia alta, però chi ha necessità può fare un'altra maglia alta nell'archetto in modo da aumentare la lavorazione. Io non ho bisogno, come vi ho detto, anzi sto lavorando con il 5 invece che col 5 e mezzo, però mi raccomando, chi ha bisogno continui a lavorare tranquillamente con il 5 e mezzo, proprio perché ho bisogno di andare a stringere un po' la lavorazione. Quindi vedete, semplicissimo, andiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi faccio vedere appunto come terminare e come iniziare poi il secondo giro. I giri sono sempre uguali. Altra cosa, mi raccomando, forse non mi ricordo se ve l'ho detto, ma penso di sì, però ve lo vado a ripetere. Quando andrete a lavorare, mi raccomando, la maglia alta fatela attentamente entrando bene nella maglia alta di sotto, non nelle due, ma nei due filetti, ma entrando in tutti e tre. Questo perché altrimenti la lavorazione e la chiusura del giro vi si sforzerebbe, invece così resta dritto. Quindi io adesso continuo a lavorare, vi farò vedere alla fine quindi come chiudere il giro e come andare a lavorare il successivo, che però è uguale, e vi dirò alla fine io quanti giri sono già andata a fare nell'altra manica per avere la manica lunga. Eccomi, quindi ho fatto la mia ultima maglia alta. Mi raccomando, come vi ho detto, chi deve fare un'altra va nell'archetto. Io vado a chiudere andando a fare direttamente una maglia bassissima all'interno della 3ª catenella iniziale e poi vado a lavorare normalmente 3 catenelle e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuo a lavorare così fino ad arrivare alla lunghezza della mia manica. Sempre vi ricordo sempre, se avete bisogno di allargare la lavorazione passate a lavorare con uncinetto più grande, se dovete stringere la lavorazione andate a lavorare con un uncinetto più piccolo. Io, come vedete, sto lavorando col 5, non più col 5 e mezzo, proprio perché ho bisogno di stringere un po' la lavorazione. In totale per la mia manica io ho lavorato 34 giri, quindi ho fatto una manica lunga. Adesso io sto continuando a lavorare l'altra manica, poi toglierò tutti i filini e deciderò se fare un bordino attorno al collo. In realtà non penso, penso che la lascerò libera così, però deciderò anche in base a quanto filato mi avanza. Quindi adesso continuo a lavorare e poi vi aggiornerò se ho fatto o meno un bordino.